di ospitare su questo divano Monica Maggioni. Buongiorno Monica. È veramente un onore. Buongiorno. Buongiorno dottoressa. Buongiorno. Come va? Come bene. Sta? Le do del lei, no, del tu, no, del tu, del studio, tu, cioè, va no, bene. Gigi, però, del tu, assolutamente. Monica, tu sei una donna forte, coraggiosa, un esempio per molte ragazze che vogliono iniziare a fare questo lavoro, insomma, per raggiungere comunque traguardi importanti. Che consigli vorresti subito dare a queste ragazze? Che cose impegnative che stai dicendo. No, in realtà io ho uno e un solo consiglio. Io ho fatto tutto quello che ho fatto per una passione incredibile per questo lavoro. Quindi io penso che se uno si concentra sulla sua passione, su quel lavoro, sul volerlo fare, poi quando ti capita di avere il grande privilegio di farlo in un posto come la RAI, beh, ti ritieni veramente fortunatissimo. E ti innamori, ed è un amore a prima vista con la RAI. Che non ti lascia più, per cui anche quando sei una vecchietta come me, continui a tornare nelle zone di guerra, perché ti richiama. Grande forma, grande forma. Monica, c'era una donna, c'è stata una donna a cui ti sei ispirata tu? Ma guarda, in realtà ce ne sono state tante donne a cui mi sono ispirata, perché i racconti storici anche di guerra e di giornalismo spesso passavano attraverso le donne. La stessa Oriana Fallaci del Vietnam era sicuramente una grande fonte di ispirazione. Però in quanto a tenacia e tener duro sull'obiettivo, come la mia mamma, pochi. Quindi, ecco. Quindi tenacia, mi raccomando ragazzi, tenacia, tenere avanti ben preciso l'obiettivo, no? È così. E tenere duro. E Monica, tenere tu duro. Sei laureata in lingue e letterature straniere moderne con una tesi in letteratura francese, ma quando hai deciso che saresti diventata una giornalista? Cioè quando l'hai deciso? A un certo Credo punto di aver o subito? Avuto 7-8 anni. No, è vero? Davvero. Allora non devo capire mia figlia, devo cominciare a indagare. Sei molto attenta soprattutto a cosa le fai leggere, a cosa le fai guardare, perché poi ti trovi un guaio così che vuole andare per crisi, per mondo e tutto il resto. No, ero davvero molto piccola e quando appunto leggevo le cose della Fallaci di Terzani, perché la mia mamma lavorava in amministrazione al giorno e queste cose me le raccontava, erano parte del quotidiano. Io devo dire, ricordo quei reportage, quei racconti dall'altra parte del mondo come il più grande dei romanzi. Ho detto, io voglio fare quella cosa. Proprio le idee chiarissime, già così piccola. Sì, ho avuto, devo dire, durante l'università un attimo di dubbio, perché amo moltissimo le letterature. E quindi quando stavo studiando letterature, per un attimo ho avuto la tentazione di continuare la carriera universitaria e i miei docenti volevano che questo accadesse. Poi ho detto no. Chi è che ti ha secondato di più, la tua mamma o il tuo papà? Tutti e due. Mi hanno tollerata, perché non è stato semplice avere a che fare con me. Ecco, prendo a prestito il titolo di un tuo appuntamento in onda il lunedì 7. Storie. La tua vita sinora di donna e di professionista può raccontare più di una storia. Hai cominciato con Una Mattina, inviata di guerra, presidente della nostra azienda, amministratore delegato di RaiCom, hai anche permesso che io potessi pubblicare un libro, non ho capito la domanda. Insomma, ma qual è la tua storia professionale più storia? Che ti appartiene di più, perché hai attraversato appunto molte storie professionali. È una di quelle cose sulle quali non ho davvero dubbi. È la storia delle guerre. Io ogni volta che sono in una zona di crisi, in una zona dove sta succedendo qualcosa di estremo, mi sento dentro la storia, che è la mia storia. Perché io ho visto anche qualche settimana fa, sei ritornata sul luogo del delitto. Come assolutamente, ecco. Ero a Kabul qualche settimana perché fa. Questo bisogno? Forse perché bisogno, quando, sì, perché quando tu sei lì e stai vedendo quelle pagine di storia che però passano attraverso le sofferenze profondissime delle persone, rimetti in fila un po' tutta l'esistenza. È abbastanza chiaro che cosa è davvero importante e che cosa no. Quando sei lì sul limite delle persone che vivono e persone che non ce la fanno, della sofferenza che diventa storia del quotidiano, ti porta veramente in contatto con le parti più profonde di te stessa e dello stare al mondo. E quindi di fatto sì, quella lì è la mia storia. Io dico sempre, quando ero piccola dicevo che volevo fare la giornalista di guerra, non dicevo che volevo fare il presidente, il capo del mondo o qualsiasi altra cosa. E quella lì è davvero la mia vera natura. Incredibile, davvero. E ci sono sempre più giornaliste donne, Monica. Perché secondo te? Beh, è una storia che ormai dura da tanto tempo, per fortuna.
perché serve, perché non sono strade necessariamente tracciate, perché serve molta tenacia, molta capacità anche di sopportazione della fatica e del doversi riconquistare tutte le volte da capo. Non ce ne sono ancora abbastanza di quelle che governano le redazioni, ma insomma sempre di più, ed è una buona notizia. Ecco, quello lì è uno di quei casi in cui veramente l'elemento di parità porta ricchezza e non ce lo dobbiamo perdere. A volte bisogna avere anche il coraggio di avere paura. Tu hai mai avuto paura? Sì, tantissime volte. Io trovo che la paura sia l'unico modo che uno ha per stare al mondo, che è molto diverso dal farsi prendere dal panico e dal diventare irrazionali. Ma la paura è una cosa sanissima. Io l'ho avuta, l'ho avuta tante volte e la rivendico. Monica, nel 97 sei arrivata al TG1, prima nella redazione di cronaca e poi alla redazione esteri. La cronaca che spesso ha un ruolo importante in TV. Guarda, a me piace ricordare una cosa, che dentro questa azienda ci sono arrivata vincendo un concorso, ed è una cosa che nel 2021 secondo me è un po' importante ripetere, e quindi questo è stato il grande privilegio. Di nuovo, mia madre mi ha insaputa, ha mandato i documenti al concorso. A tua madre? Sì, a mia insaputa, e io ho cominciato a fare un percorso che mi ha portato qua. Però devo dirti che per me il passaggio nella cronaca non è stato facilissimo, perché io sapevo di voler fare esteri. Eppure ho capito, e me lo ripeteva un grandissimo giornalista del Giorno di tanti anni fa, che era Marco Nozza, che la cronaca è veramente la scuola, è dove tu impari a raccontare le storie, a cercare le connessioni tra le cose. E poi passare agli esteri è stato il grande privilegio della mia vita, perché è la mia grande passione. Oggi io insegno in università storia dei conflitti contemporanei, e quindi insomma ho avuto il privilegio di chiudere il cerchio, di arrivare in fondo. Che donna, Monica Maggioni, devo dire. Perché tu sei una cellula fondamentale della RAI, cioè, ma sei io stata. Sei stata anche presidente della RAI. La RAI rimane al centro del paese Italia? Assolutamente sì. Non solo rimane, ma è. Lo è, e lo capisci e lo vedi nei momenti di più grande difficoltà del paese. Perché nel momento in cui il paese attraversa una fase di difficoltà, le persone vanno a cercare che cosa la RAI dice di quella difficoltà. È una responsabilità enorme che abbiamo sulle spalle tutti, ma la RAI secondo me ha tutti gli strumenti per continuare a giocare quel ruolo lì. Certo, in un momento in cui noi abbiamo ragazzini che si informano solo ed esclusivamente negli smartphone, dobbiamo essere in grado, e sono certa che lo saremo, e moltissimo si sta facendo, e anche nuovi amministratori stanno già facendo, per essere lì ed essere rilevanti. Quella è la prossima partita che dobbiamo giocare, però la RAI al centro del paese lo è, e purtroppo per chi non lo vuole continuerà ad esserlo. Monica, essere inviati in luoghi complicati come questi, insomma, di cui parlavamo, è una dura sfida, stare lontani da casa, dalle proprie radici, dalle proprie abitudini, sì. No? Quanto ti è costato? Beh, i prezzi si pagano, ma la vita è una questione di prezzi, è una questione di scelte. Credo che chiunque dentro questo studio, tra le persone che ci guardano a casa, chi non ha dovuto fare delle scelte, chi non si è trovato a dei bivi? La storia delle persone è una storia di bivi. E quindi io sono una persona privilegiata, perché è vero che mi sono trovata di fronte dei bivi, ma ho anche seguito la mia passione profonda, e quindi questo è un privilegio. Tantissime persone invece sono davanti a dei bivi e sono entrambi perdenti, e quindi non possiamo certo confondere il piano dei privilegiati col piano di chi fa fatica tutti Afghanistan, i giorni. Afghanistan, la tua esperienza cosa ci dice, cosa ci suggerisce? Dialogo o no? Dialogo è una parola che io non uso per i talebani. Io dico creazione di contatti pragmatici per ottenere delle cose e tenere un occhio sul fatto che quel paese non deragli definitivamente. Quindi contatti, interlocuzioni, trattative. Il dialogo, perdonatemi, è una parola a cui io annetto un valore molto alto, annetto un elemento di reciprocità, e faccio molta fatica a immaginare che ci possa essere reciprocità con qualcuno che è stato ed è inserito tra i principali ricercati al mondo della lista dell'FBI, che vive in una
contiguità assoluta con elementi terroristici. Contatti, trattative, scambi, ragionamenti pragmatici, certamente sì, perché fa parte delle cose che servono anche per salvare tante persone. Dialogo è una parola che mi piace tenere per gli spiriti che si incontrano e le visioni che anche nella differenza vogliono costruire. Mi sembrano due piani diversi. Monica, ci sono degli eventi che cambiano la storia di tutti noi, no? Come l'11 settembre del 2001. Ognuno di noi ricorda esattamente dove si trovava in quel momento, oh, sì, in cui i terroristi di Al-Qaeda fecero crollare le Torri Gemelle. Guardiamo l'annuncio che ha fatto il TG1, che ha scosso tutta l'Italia, ma tutto il mondo. Buon pomeriggio a tutti, edizione straordinaria del TG1 per darvi conto di una drammatica notizia che arriva da New York. Due aerei si sono schiantati sui due grattacieli del Twin Tower del World Trade Center. Monica, quel giorno diciamo che hai raccontato che cosa stava accadendo negli Stati Uniti, ma che cosa è cambiato da quel momento? Sì, perché un secondo dopo la voce di Ludovico Di Meo c'era la mia, che ero stata buttata in cabina di traduzione, traducevo la CNN e facevo i commenti di snodo per raccontare che cosa stava succedendo. Dici, cosa è cambiato? Beh, se avessimo fatto questo nostro dialogo un anno fa ti avrei detto che c'erano un sacco di problemi, ma comunque molte cose erano cambiate e un tentativo di percorso diverso si stava facendo. Dopo quello che ho visto nelle ultime settimane a Kabul, dopo che ho visto richiudersi l'Afghanistan in un modo tutto sbagliato, esattamente come si è chiuso l'Iraq, dopo che vediamo che questi fili di terrorismo sono ancora in giro là fuori, beh, sono costretta a dire che non è un gran bilancio 20 anni dopo. Non è un gran bilancio. Ma dopo l'11 settembre 2001 parti per il Medio Oriente, i tuoi occhi diventano gli occhi di tutti noi. Guardiamo insieme. Adesso l'obiettivo è essere pronti per le prossime missioni. Allora bisogna riparare i buchi lasciati dai proiettili su ognuno di questi Apache nelle missioni dei giorni scorsi. Volavano bassi, molto bassi, e sono stati attaccati anche da terra con armi di piccolo calibro. Ai civili è vietato l'ingresso in questa fetta di deserto che si sta trasformando in una base americana e le misure di sicurezza diventano ogni giorno più serie. Il timore di attentati suicidi, di attacchi di questo tipo, rende tutti più attenti, le guardie, i militari al campo, i comandi. È la paura di attacchi difficili da prevedere, per i quali non c'è un rimedio vero e proprio se non quello, appunto, di rafforzare la sorveglianza. Ecco Monica, rivedendoti lì, l'unica domanda che mi viene da farti è che cosa provavi in quei momenti, quando stavi lì e toccavi e vedevi con i tuoi occhi? Sai, queste sono immagini dell'Iraq, per cui era il 2003. Io immediatamente dopo l'11 settembre vado in Medio Oriente, ma vado a Gerusalemme e poi in Libano, perché vado a casa di uno degli attentatori dell'11 settembre, a casa di Zia Jarrah, che era l'attentatore che ha dirottato il volo sopra la Pennsylvania. E c'è qualcosa che lega il fatto che fossi andata appunto prima in Medio Oriente, poi di nuovo in Iraq, in Afghanistan e molto negli Stati Uniti. È anche il tentativo di tenere insieme queste storie, di chiedersi che cosa c'è dietro. Quindi al di là di quello che vivevo io, che è importante fino a lì, è una piccola cosa, la cosa che mi ha sempre mosso è cercare di capire che cosa c'è dietro la storia, che cosa muove le persone anche ad agire in modi così straordinariamente distanti da quello che noi faremmo o che ci sembra possibile o razionale. E quindi l'idea di andare dentro le cose che succedono e non guardare solo la superficie, quattro immagini che passano in velocità, ma cercare di andare a scavare i motivi delle cose, le ragioni che stanno dietro le azioni delle persone, è alla fine la cosa che mi ha sempre motivato. Monica, a proposito di sette storie, la tua storia di donna, hai dovuto inconsciamente o consciamente sacrificare qualcosa del tuo essere donna e non professionista? Guarda, Gigi, è esattamente quello che dicevo prima, ci sono i bivi e ci sono i momenti in cui magari ti viene in mente che se tu fossi stato a casa certe cose della tua vita sarebbero andate diversamente. Però io ogni volta che stavo raccontando queste storie, e che poi è quello che faccio ancora, penso di essere davvero connessa con quello che voglio fare. Per cui alla fine non puoi parlare di rinunce, ma di scelte. È una grande differenza, secondo me. Eh sì, proprio così.
Di scelte, le scelte sono fondamentali. Domani, Monica, su Rai 1, in occasione del 20° anniversario dell'attacco alle Torri Gemelle, andrà in onda speciale 11 settembre, le due ore che cambiarono il mondo. Avete chiamato un piccolo gruppo di ascolto di ventenni che sono stati in quelle ore per fargli vedere il documentario, ma come hanno reagito questi ragazzi? Guarda, facciamo una cosa un po' diversa. Abbiamo preso dei ventenni che non l'hanno visto in onda e allora abbiamo chiesto in questi giorni di non riguardarsi tutte le cose dell'11 settembre che stanno passando in queste ore e di guardarsi invece lì, in studio, in onda il documentario. E dopo che lo avranno visto, andrò a parlare con loro. È un'idea che mi è venuta perché insegnando all'università mi sono resa conto che effettivamente noi diamo per presupposte alcune cose. Quelle immagini sono dentro i nostri occhi, la faccia di Bin Laden che poi dirà una serie di cose. E invece persino degli studenti di scienze politiche, quali i miei studenti, magari non hanno mai sentito davvero la voce di Bin Laden, non hanno capito fino in fondo la sequenza dell'11 settembre. Allora ho detto, portiamoci dentro lo sguardo anche di chi appunto non è vecchietto come me, per cui non è che se lo ricorda secondo per secondo, perché invece ognuno di noi sa esattamente dov'era quel giorno lì e in quel momento lì. E quindi lo sguardo dei ragazzi è importante. Poi abbiamo il privilegio domani sera, in cui Rai 1 farà questa straordinaria prima e seconda serata subito dopo il telegiornale, come non accade praticamente mai, ed è una cosa di cui sono molto grata a Stefano Coletta e a tutta Rai 1. Però sarà una serata veramente in cui terremo insieme diversi momenti. Il documentario che ci fa capire cosa è successo e poi dopo ragionarne insieme in studio, non in studio, in un posto che è un altro privilegio, è l'Hangar Pirelli Bicocca, nel quale Maurizio Cattelan, che è un grandissimo artista, ha fatto questa installazione dedicata all'11 settembre. Quindi noi da dentro l'Hangar di Pirelli Bicocca faremo vedere. Che bello, e noi vi guarderemo. Faremo la serata. Anche insieme a mia figlia Giulia, così comincia a capire, comincia a entrare. Che poi te la trovi sui fronti di guerra, quindi vedi un po'. Beh, di devo dire che non mi dispiacerebbe. Valuta bene la questione. Non mi dispiacerebbe. Insomma. Monica, in questo momento storico gli occhi sono puntati su quello che sta accadendo in Afghanistan, le drammatiche immagini delle donne e degli uomini che scappano attaccandosi agli aerei militari americani ci ricordano proprio le persone che si lanciavano dalle Torri Gemelle, un atto di totale disperazione. Ma quello che poi è successo a New York 20 anni fa e quello che sta succedendo oggi in Afghanistan sono legati in qualche modo. Sì, Serena, ti racconto una cosa che non sa ancora nessuno. Io 5 minuti fa, prima di entrare in trasmissione, stavo intervistando Zakir, che è il fratello di Zaki, quel ragazzo che si è aggrappato all'ala dell'aereo e pur di riuscire a fuggire da quell'Afghanistan, da quei talebani, ha sfidato quella che era ovviamente la morte, perché si sa che certo, rimanere aggrappati a un'ala di un aereo è la morte. E gli ho detto, ma scusa, ma perché? Dice, mio fratello aveva un tale terrore e orrore di quello che ci aspetta, che ha pensato che qualsiasi cosa valesse il tentativo di fuggire. Allora, pensare che ci sono ragazzi di, se vedete le foto di Zaki, era un bellissimo ragazzo, giocava a calcio, un 19enne con tutta la vita di fronte, ci sono ragazzi che pur di sottrarsi a quello che sta succedendo in queste ore a Kabul sono disposti a una scelta di questo tipo. Deve farci riflettere e soprattutto deve farci sentire responsabili. Non sono fatti loro, non è qualcosa che succede distante da noi, è qualcosa che ci riguarda e sulla... È anche molto da vicino. Esattamente, su cui abbiamo delle responsabilità. Assolutamente. Monica, tu ti sei occupata anche di fake news. Nel 2015 sono stati creati dei profili social con la tua immagine, a tuo nome. Ogni tanto spunta fuori qualcosa e mi dicono, ma eri tu su... No, chiariamoci. Io non ho profili social ufficiali. Il mio profilo social ufficiale è solo quello legato a 7 storie, quindi 7 storie Rai, sia su Twitter che su Facebook che su Instagram, quindi gli altri sono dei fake. Non ho profili ecco, social. È ufficiale, eh? È ufficiale stamattina dedicato. Poi in caso vengo a dirvi se li farò, ma adesso non ne ho. Senti Monica, tu sai che il centro del nostro programma sono le dediche. A chi hai fatto la tua dedica? La faccio Vai, vedere. Leggila tu. Alla mia mamma e al mio papà che mi aspettano sempre e non è facile aspettarmi. Che bello, bello, io farei un applauso. Grazie Monica.
Grazie a voi. Grazie per essere stata con noi, davvero. In bocca al lupo per tutto e grazie per tutto quello che fai. Grazie davvero. Davvero. Ciao, grazie Monica Maggioni, grazie. A presto. A presto. Da che parte esco? Di qua. Dove vuoi? No, esco di qua. Taglio davanti alle telecamere. Ciao a tutti.